Buongiorno amici, questa bellissima giornata di settembre ci porta a conoscere la tecnica del ledgering in acque ferme. Abbiamo scelto un piccolo lago, un bacino non molto distante dall'albergo della famiglia Gargantini che ci ospita in questa sessione di pesca. È una delle tante alternative esistenti in questa zona che abbiamo conosciuto l'anno scorso quando era impossibile pescare nella Drava a causa di una piena molto violenta. Ed è un'alternativa che suggerisco a tutti. La pesca in acque ferme differisce per pochi particolari rispetto alla pesca in acque correnti, se non fosse per il peso dei piombi e le limitate dimensioni dell'attrezzatura. Le soddisfazioni però che questo tipo di acque ci possono dare utilizzando il ledgering correttamente sono enormi. Nei nostri desideri c'è la possibilità di catturare qualche tinca, qualche carpa e chissà qualche breme, qualche cavedano, i pesci tipici che grufolano sul fondo e che sono l'oggetto di queste sessioni di pesca. Ora concentriamoci sulla pesca, cerchiamo di catturare qualche pesce, man mano che le catture, speriamo, andranno a susseguirsi, cercheremo di approfondire alcuni dettagli tecnici della nostra azione di pesca. Una possibile alternativa a quella classica del pasturatore carico di bigattine oppure del method mix che abbiamo utilizzato con molta regolarità poiché ci permette di avere tanta pastura presente con regolarità sul fondale è data dai sacchetti di PVA. I sacchetti di PVA sono sacchetti fatti in materiale idrosolubile che dobbiamo riempire ovviamente di una pastura preferibilmente secca. In questo caso ho spezzettato delle bolis, ho aggiunto delle piccole pellets e delle bolis di piccolissimo diametro che andremo anche ad innescare come alternativa al mais e al bigattino. I sacchettini di PVA non devono essere molto grossi ovviamente perché altrimenti diventa molto difficile riuscire a lanciarli con regolarità. Ovviamente all'interno dei sacchettini possiamo anche aggiungere dei bigattini. Una volta che il sacchettino è pronto si tratterà di tagliarlo. Bloccarlo e prepararlo al lancio. Quando abbiamo un sacchettino di questo tipo, un innesco assolutamente ideale, una presentazione ideale è data dal classico air rig con una o due piccolissime bolis. Questo ci permette di essere selettivi, nonostante questo la possibilità di cattura è aperta a praticamente tutte le specie di pesci grufolatori. Il lancio con il PVA non dovrà mai essere troppo potente ma continuo e senza strappi, affinché la nostra pastura voli via con precisione e inizi a sciogliersi dopo pochi istanti. Le catture si susseguono e questa volta tocca ad una piccola breme cadere nell'inganno. Thank you.
leggere, così come nel carp fishing, in tutte le tecniche di pesca che prevedono l'uso di piombi pesanti, il lancio a una certa distanza oppure il contatto con fondali ricchi di pietre o ostacoli, per la nostra sicurezza e la sicurezza di chi è attorno a noi, dobbiamo assolutamente sempre utilizzare lo shock leader. È una spezzone di filo lungo 7-8 metri, di filo leggermente maggiorato, quindi usando piombi di 60-70 grammi, direi almeno lo 0,45, con un nodo molto semplice e per la nostra sicurezza, ripeto, e per la sicurezza di tutti quelli che sono intorno a noi. Ora andiamo a vedere esattamente come preparare un nodo chiamato Mahen Knots. Per preparare questo nodo utilizzo uno spezzone di amnesia che sarà il nostro shock leader da 30 libbre e la lenza che abbiamo nel nostro mulinello. La prima operazione prevede il formare un semplicissimo nodo con la lenza dello shock leader, quindi con due passaggi, chiudendolo senza stringerlo in modo eccessivo. A questo punto andiamo a lavorare sulla lenza madre, che avvolgeremo intorno allo shock leader 4-5 volte in un senso e 2-3 volte nel senso opposto, esattamente così. Dovremo reinserire nel cappio che si è formato la lenza madre e andare lentamente a stringere. Eccolo qua, il nodo è leggermente piramidale, scorre perfettamente attraverso gli anelli ed è assolutamente sicuro e indistruttibile. Ovviamente con l'aiuto di una forbice andremo a limare le parti in eccesso. In questo modo abbiamo costruito il Mahen Knot. In acque ferme, il classico feeder pieno di bigattini è un sistema infallibile. Adesso Hermes associa un finale in treccia lungo circa 30 cm. La treccia nasce dalla presenza di mucchi di alghe che potrebbero mettere in difficoltà il nylon portandolo alla rottura. È una pesca senza sosta, poiché le catture sono costanti sotto forma di tinche, breme e qualche carpa. Ora è la volta di una tinca che arriva a guadino ed in queste immagini subacquee possiamo osservare la bellezza delle forme, le pinne lunghe ed armoniose e le fughe velocissime non appena si affaccia la rete del guadino. We'll be right back.
La preparazione del cosiddetto Erickson stanodo prevede l'innesco di una bolisi immediatamente, l'inserimento dell'altra estremità della lenza all'interno dell'occhiello dell'amo, fino a farlo posizionare alla distanza che riteniamo opportuna, circa un millimetro dalla curvatura dell'amo stesso. Dopodiché gireremo 4 o 5 volte il filo lungo il gambo dell'amo, in questo modo, per poi arrivare a far passare l'estremità dall'esterno dell'occhiello verso la punta dell'amo, stringendo. Quello che andremo a ottenere è un semplicissimo e molto affidabile Erick senza nodo. Sono sempre le tinche a spadroneggiare, a dimostrare che la pasturazione ha fatto il suo effetto. Quello che mi aspettavo. Che dici? Bellissimo, bella. Stupendi colori. Tieni che ti faccio. Momento molto propizio perché Hermes ha appena finito di guadinare una carpa, che è la prima di questa giornata, e anch'io ho avuto un attacco di un pesce un pochino più grande, potrebbe essere una grossa tinca oppure una carpa di dimensioni medio piccole. Bellissima questa, eh? Sì, una bella, ecco qua. Comincia a fare effetto la pasturazione proprio per la presenza di carpe, che possono anche essere grosse. In questo lago ne ha prodotte di ottima taglia. È importante non lesinare sui diametri perché appunto potrebbero arrivare dei pesci in grado di mettere in difficoltà le attrezzature. Questa tecnica di pesca, questo ledgering basato fondamentalmente sul metodo, ci apre la possibilità a tantissimi tipi di cattura diverse. Abbiamo visto le tinche, abbiamo visto la brem, abbiamo visto le carpe. È un barbone. Ecco, potrebbe essere una sorpresa questa, un'altra sorpresa. Barbo. Perché è un barbo, a dimostrazione di ciò che dicevo poco fa. È arrivato anche un barbo. Un bel colpo di fortuna perché una cattura in attesa è sempre la più bella. Ecco qua. Bello, eh? Bellissimo. Bello, Roby. Sì. Vedere. Bellissimo. Oh! Che bello. Meraviglioso, guarda che pesce. Splendido. Splendido.
È il momento di una buona carpa per Hermes, che dopo una bella sfida finisce a guadino. Prima del rilascio, qualche foto ben meritata per questo bel esemplare caduto a Legering. Allora, come tira sembra una carpa un po' più grossa delle altre. Con questi attrezzi non si può forzare più di tanto, anche se abbiamo predisposto delle montature abbastanza potenti e affidabili proprio per queste evenienze. Come al solito le fasi finali sono le più delicate, soprattutto nel momento in cui il pesce comincerà a vedere il guadino, la sagoma del guadino, per cui dobbiamo tenerci lontani da riva e ridurre al massimo i nostri movimenti. Sembra una bellissima carpa a specchi. Com'è, Robby? Ecco che comincia a partire. In queste fasi consigliamo di rimanere molto bassi sull'acqua, proprio per evitare di proiettare ombre e creare ulteriori fastidi che possono provocare quello scatto, quella fuga che, se non riusciamo a controllare, anche con attrezzi pesanti, può portare alla rottura del terminale. Soprattutto perché il combattimento con pesci di questa taglia su questo tipo di attrezzatura è piuttosto prolungato, quindi l'amo è stato sottoposto a molta trazione, la ferita può essersi allargata e quindi è possibile che con una fuga improvvisa non controllata si arrivi alla slamata, se non addirittura alla rottura.
una tinchina bellissima. Dai, piano, piano. Recupero. Piano, 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 aspetta, che lei sta saltando via. Adesso stai ferma così, tieni che io prendo retino. Dai, io prendo retino. Tira il pesce pian pianino, tiralo. Tira, 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 tira. Ancora. Non lo vedo. Opla. Eccolo qua. È arrivato il momento dei saluti. Non prima di osservare la piccola Cecilia portare a terra la sua tinca. Il nostro augurio è che tanti altri bambini si avvicinino alle bellezze della pesca, magari proprio in ambienti meravigliosi come questo. Arrivederci! La Fox con la serie Fox Challenger ha prodotto una serie di canne di altissimo livello destinate a leggere in medio pesante, quindi buone, valide da utilizzare nella maggior parte delle acque italiane. La canna è una tre pezzi con un'importante dotazione di cimini carbonio da 3, 4 e 5 onci. Quindi con questo attrezzo possiamo operare tranquillamente in un range di pasturatori compresi tra i 60 e i 120 grammi. Questo ci permette di affermare che le Challenger sono canne adatte anche al method mix, come si è dimostrato in queste riprese. Tecnicamente si tratta di una canna classica da leggering annellata in sequenza, adatta sia all'uso del nylon che degli intrecciati. Nel lancio la canna è facile e maneggevole e si raggiungono ottime distanze con grande precisione anche con pasturatori pesanti.